E se è fatto un po' caldo per accendere il forno, noi la torta di mele la cuociamo direttamente in padella. Super soffice e morbidissima. Una ricetta semplice e perfetta. Corriamo in cucina, prepariamola insieme. Taglia due mele a piccoli cubetti, sbatti due uova con lo zucchero fino ad avere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi poi il burro fuso, il latte, mescola ancora, continua con la farina, il lievito per dolci, aggiungi adesso i cubetti di mele e mescola con la spatola. Taglia un'altra mela a fettine sottili. Imburra una padella, aggiungi le mele fino a coprire tutto il fondo. Versa il composto, copri con un coperchio e lascia cuocere per 20 minuti a fuoco basso. Quando si formano tante bollicine, rigirala. Rimettila nella padella e lasciala cuocere 5 minuti dal lato lato. Eccola qui, un po' di zucchero.